Lorenzo Dell'Agnello, allenatore di una Fucecchio che dopo 4 sconfitte consecutive fra campionato e coppa riesce a pareggiare in casa contro una Massese che era, diciamo così, in salute, che però si è fermata contro il vostro muro, anche se, diciamo, nel secondo tempo avete tremato parecchie volte. Sì, hai detto bene, insomma, questa è stata un po' l'analisi della partita. Ovviamente è un punto che prendo volentieri, perché comunque, come hai detto te, c'è stato poi nel secondo tempo qualche occasione in più da parte della Massese. Insomma, come al solito il nostro portiere Delbino ha fatto delle parate notevoli e tra l'altro aveva avuto anche un problemino in settimana, quindi era in dubbio e per fortuna poi ha recuperato. Punto, ti ripeto, che prendo, perché per noi è un momento piuttosto delicato, però siamo tutti uniti, remiamo tutti dalla stessa parte e sicuramente ci rialzeremo. Hai giustamente detto che il momento è delicato, ci sono dei problemi societari, però direi che soprattutto nel primo tempo questo non si è visto, anche se oggi vi mancavano dei giocatori importanti. Sì, come ben sai, insomma, Luca Andreotti, che per noi è fondamentale, è ancora... Anche, scusami se ti interrompo, mister, però a me Cioni è piaciuto molto, come assistenza alla squadra. Sì, ma infatti chiunque poi scende in campo per questa maglia sappiamo quello che può dare. Abbiamo fatto una buona scelta in estate, tutti i giocatori che hanno sposato la causa, e anche in queste difficoltà ci siamo stretti l'uno con l'altro, ci siamo parlati a fondo questa settimana anche con la dirigenza, siamo tutti consapevoli delle difficoltà, ma tutti insieme sicuramente riusciremo a superarle. Diciamo, è un primo passo per superare queste difficoltà, piccolo, ma insomma un primo passo che ha invertito la tendenza. Ma indubbiamente i punti fanno sempre bene. Probabilmente i nostri obiettivi sono cambiati. Faremo di tutto, come ho detto, insomma, per fare quadrato, per non regalare niente, daremo tutto per questa maglia. I ragazzi sono molto uniti tra loro, c'è unità di intenti, quindi sono soddisfatto anche sul piano umano dei ragazzi che ho a disposizione in questo momento. Gli avversari come l'hai visti? Io ho visto una Massese comunque che può ambire anche a quelche cosellina di più, magari rispetto all'anno scorso che ha avuto delle difficoltà, comunque una squadra quadrata con buona individualità. Credo che in certi momenti della partita sia stata giocata alla pari, alcuni momenti, specialmente nel primo tempo, penso ai primi 20 minuti, credo che insomma il Fucecchio abbia fatto bene, cioè, credo che la Massese, ecco, io non mi piace parlare troppo degli altri che non, poi le situazioni mi hanno conosciute bene nel profondo, credo che possa ambire sicuramente a qualcosa di più rispetto a quello che è stato l'anno scorso. Secondo te, per quello che riguarda la testa, oggi se non sbaglio hanno perso sia Fratre Sperignano che ieri la Tutto Cuoio, quindi insomma un campionato che ha rallentato. Sì, io non ho ancora avuto modo di vedere i risultati, però insomma, quello che mi dici te, ovviamente ogni domenica questo campionato ha la sua sorpresina, sono partite molto molto equilibrate come si è visto oggi, non ci sono mai risultati roboanti, perché comunque anche le squadre come possiamo essere noi in questo momento un po' più in difficoltà, si è ben messo bene in campo e comunque si riesce ad ottenere anche qualcosa di più di quelle che sono le reali capacità, probabilmente può essere il caso nostro o in questo momento c'è qualcuno che raccoglie meno, come non lo so, ora non so cosa ha fatto oggi, però penso a un Camaiore che all'inizio era data tra le favorite e in questo momento sta facendo un po' più di fatica. Ti ripeto, è un campionato molto molto equilibrato e questo è l'eccellenza. Grazie, in bocca al lupo. Grazie.